Dal Teatro Astral Alberti va in scena, serata organizzata dall'Istituto San Donatese. Sono in compagnia del dirigente scolastico, il dottor Vincenzo Sabellico. Allora, una serata di solidarietà organizzata dall'Alberti in favore di... In favore dell'Istituto Onnicomprensivo di Amatrice nel Reatino. È un istituto che, come sappiamo, colpito tragicamente dal terremoto. Noi questa sera cercheremo di raccogliere dei fondi per ripristinare la loro strumentazione didattica. Siamo già in accordo con loro, ci siamo sentiti e pensiamo che questo sia il modo migliore per festeggiare il cinquantenario del nostro istituto. Nel 67 fu intitolato all'Alberti e adesso appunto ricorre i 50 anni. Ecco, se appunto una serata, diciamo, che inaugura un lungo anno di iniziative che vedrà appunto l'Istituto Alberti protagonista. Questa sera cominciamo con una serata, diciamo, a tutto campo, perché musica, canto, esibizioni di diverso genere degli allievi. Degli allievi noi abbiamo dei talenti, dei veri talenti, sia nel campo musicale che nel campo della danza e della recitazione, ma non saranno solo gli allievi, saranno anche alcuni insegnanti, anzi mi hanno detto che ci sarà addirittura una sorpresa, quindi un coro creato apposta per questa sera e anche il personale amministrativo della scuola. Quindi l'Alberti a 360 gradi, tutto completo, in primis il dirigente che stasera lo rappresenta, e tante sono anche le persone che lei ha voglia di ringraziare per la riuscita di questo evento. Beh, sicuramente sì, molti all'interno dell'istituto hanno lavorato per la riuscita di questa manifestazione, in tanti, alcuni in particolare, mi piace ricordare la professoressa Luciana Carta, che è colei che praticamente ha messo in piedi questa manifestazione, e il nostro Capacchione, Mauro Capacchione, assistente tecnico ma anche direttore artistico, direi, persone senza le quali questa sera non saremmo riusciti a organizzare questa bella manifestazione. Bene, allora non ci rimane che andare in sala. Certo, grazie. E non c'era prima, mentre parlavo con il dirigente, ma lei, professoressa, è stata nominata dal suo dirigente. L'ha ringraziata perché per il grande lavoro che lei ha svolto, per la buona riuscita della manifestazione di questa sera. Beh, per noi è già riuscita la manifestazione, perché ci siamo impegnati, è più di un mese che lavoriamo a questo progetto. Tutte le componenti della scuola, gli studenti, gli alunni, il personale di segreteria, tutti, è stato veramente un consenso corale. Ci siamo organizzati in poco tempo e quindi per noi è già un bel successo. Se poi stasera qualcuno verrà a applaudirci, ancora meglio. Con il dirigente parlavamo che questa potrebbe essere considerata un po' la manifestazione che dà inizio ad un anno importante per il vostro istituto, perché sono 50 anni di presenza nel territorio. Beh, 50 anni sono sicuramente tanti, ma siamo ancora una scuola giovane e questo forse ci contraddistingue, la grande attenzione per gli studenti, per i giovani, per la loro necessità di vivere sempre il tempo che vivono, e quindi noi siamo in qualche modo sempre, gli corriamo un po' dietro, ecco. E anche questa serata con tanta musica, col ballo, con tante altre attività espressive, forse lo testimonia.